Do you want play Teemo? Teemo Cassiopeia? No, thanks, man. I'll stick with Draven. Ok, I go carry you. Con la Nivea support. Ok. Il bro mi carry, ragazzi. Non so come introdurlo, Draven. No, Draven è un... O 25% di ban rate, che è veramente tanto. C'è un game su 4 ti bannano Draven, ma secondo me anche di più. Il problema con Draven è che Draven non conosce mezze misure. Soprattutto quelli che giocano Draven non conoscono mezze misure. O sono dei completi pazzi che tirano sempre dritto e vanno 20-0. Oppure il contrario. O vanno 0-20. Non c'è una via di mezzo con Draven, non c'è. Oddio, potrei essere io, ma non credo. Perché Draven è un campione come Yasuo, ti porta automaticamente a tirar dritto, perché vuoi fare le kill, perché c'hai due asce che rotellano in mano e perché sei un pazzo sadico. Masochista. No, masochista no, però sadico sì. Ora, andando sul lato più tecnico, Draven in realtà è abbastanza complicato come AD carry, perché ha la meccanica unica di fare danno quasi solo ed esclusivamente con il rimbalzo delle ash. Ma che sta facendo? Mate, ma tu che vuoi fare? Cosa vuol dire? Che quando tu clicchi Q, ti comparirà, dopo un autoattacco, questa immagine per terra. Quell'immagine per terra è dove l'ascia di Draven sta rimbalzando. Solo ed esclusivamente se la raccogli, lui continua ad avere questo effetto. Altrimenti, ora vedrete, si scarica e non fa più danno. Cioè, non è che non fa danno, però ovviamente fa molto, molto più danno quando ha questo effetto della Q. L'effetto della Q è doppio, nel senso tu puoi avere due asce per volta, ovviamente utilizzando due Q, e però diventa ancora più difficile perché avendone due per volta, autoattaccando, devi stare attento non a una ma a due asce. Cosa importante, il rimbalzo delle asce di Draven può essere controllato, nel senso tu clicchi. Poi clicchi in una direzione, in quella direzione andrà l'ascia di Draven. Funziona così. Porco due. Mi stanno sventrando. Ora, Draven purtroppo è molto vulnerabile ai Mage botlane o anche a Yasuo, perché col Windwall ti interrompe le asce. Quindi non è proprio un matchup bellissimo per me, Wei. Anzi, Wei Senna proprio, sono due ranged abbastanza noiosi. Aspetta, ho bissato un'ascia. Ah, così proprio. Vabbè, io me ne vado. La cosa complessa sua è che quando vuoi andare addosso a un nemico, oltre al fatto di dover controllare, dover doggiare le sue spell o comunque non farti prendere a cazzo di cane, tipo come questa Anivia, devi costantemente... stare attento al rimbalzo delle asce. È complesso, ragazzi. Soprattutto se non... Ci, se non voglio killare. È complesso soprattutto se non siete, se siete neofiti col campione. Cioè, io l'ho già giocato, ovviamente, parecchie volte. Durante la mia vita, però cos'è? Non lo gioco da anni, credo. E infatti si vede che sono un po' arrugginito. È meccanicamente molto complesso. Andiamo back. Allora, noi andremo ovviamente full lethality, anche perché siamo contro due champion squishini. Però Draven è la cosa bella che una volta che parte è più facile. Cioè, una volta che fa la kill, diventa... Non morire! Sei morto. Sei morto, ma è sempre. Una volta che fa una kill, prende un bordello di gold e diventa più facile poi killare in post-eccedenza.
Crit letalità. Allora, il critico ovviamente fai quando procca, fai il doppio del danno normale. La letalità invece, che è la statistica che si mettono di solito gli assassini, funziona in questo modo: toglie armatura al nemico, cioè penetra l'armatura del nemico a seconda di quanta letalità hai. Cioè tipo, che ne so, ho 18 letality, io tolgo 18 di arma. Non è uguale alla penetrazione armatura, che quella è percentuale. Se vuoi. Allora, una cosa da tenere a mente con Draven, raga, è che la sua passiva è fatta a stack. Cosa vuol dire? Che lui più rimbalzi di ascia ottiene, più la passiva si carica, e quando avrete fatto una kill, dovete per forza killare, ok? È fatto così. Allora vi dà dei gold a seconda di quanti rimbalzi l'ascia ha fatto. Più ne fate e più ve ne dà. Infatti è per quello Draven vuole fare sempre più kill possibili, perché ogni kill che fa sono gold in più. Però anche così. Way è andato. Vabbè, raga, unlucky, che devo farci. Ah, una cosa importante qua. Piccolo poke, perché quella è da sola e deve morire. Non è facile. Potrei ucciderla in realtà. Ora la deviamo. Allora, purtroppo, questa è la cosa peggiore che poteva succedere. Io ho divato. Now this is how to move. Io ho divato perché, come vi ripeto, guarda, questo tizio qua è completamente... Non capisci un cazzo. My passive, you know how it works. Allora, sto qua è un imbecille. Mi sono già incazzato. Che succede? Se il fatto che lui mi ha letteralmente rubato una kill sotto il naso come un figlio di puttana non mi ha permesso di prendere le stack. Cosa succede quando Draven muore? Che lui ne perde metà. E perderne metà è una merda. Cioè, io ho fatto il dive apposta, perché chi se ne frega se morivo. L'importante è che moriva lei e io guadagnavo di più dalla morte, ok? Però sto qua è un mentecatto, che penso non abbia mai giocato con un Draven in vita sua. D'altronde gioca a Nivea, che cazzo mi posso aspettare da uno che gioca a Nivea top? Sì, top. Support, volevo dire. Muoio, ma... Ok, allora... Ora che ho fatto la kill, anche se avevo poche stack, vedete che ora sono a zero e ho preso quasi 200 gold di... quasi 200 gold di plus. E questa è tanta roba, perché ora finalmente c'ho la Hubris. Adesso ogni kill che faccio mi aumenta il danno. Oddio, Nivea, sei morto. Oddio, forse... No, non credo. Ah, ce la fa? Mamma mia, Mastery. È un imbecille, però sa giocare a Nivea, dai. Poteva capitarmi... E basta, Spexdost! Poteva capitarmi l'imbecille che non sa giocare? Oh! Thanks! E lo schiviamo, grazie. Comunque, visto, ora che ho la Hubris... Vabbè, qua ci sta che non abbia preso la kill. Tanto c'ho poche stack. A Katarina servono, quindi va bene. Sì,
no, allora, meccanicamente Konami è bravo, non dico di no. Mi ha solamente fatto impazzire il fatto che abbia... mi abbia deliberatamente rubato la kill quando non avevo più bisogno. Non, a me non, di solito non interessa se il supporto prende la kill. Cioè, Anivia, va bene, non me ne frega un cazzo. Però anche i sassi sanno che non devi prendere kill a Draven quando ha le stack complete. Cioè, lo sanno veramente anche i sassi. E quello mi ha fatto un pochino tiltare. Sì. Vabbè, fa bene a... non potevamo far nulla. Ha fatto bene ad andarsene, qua non potevamo far niente. Più che altro non ho proprio visto tizio, my bad. Lo so, non ti preoccupare. Allora, aspettiamo un attimo, che perché mi prendo le scarpe. Il problema qua al momento lo vedo mid, ragazzi, perché loro hanno tre campioni che mi possono saltare in faccia e saranno problematici. Poi il nostro mid laner sta 1-4. Vabbè, però io sono Draven riesce sempre a fare qualcosa, non in mano a me magari, ma... a volte perdo ancora le Ash. È più difficile di quanto sembri, ve lo posso assicurare. Ah, la lane l'abbiamo in teoria vinta. Ora dovremmo andare mid. Però è un mezzo peccato andare già mid, perché... nice. È un vero peccato andare già mid, perché ovviamente io mi voglio fiddare sulla loro botlane. Se ora vado mid contro Malphite, a parte che mi espongo ai gank di chiunque, poi diventa parecchio difficile. No, cazzo. Vabbò. Madonna, sto cazzo di exhaust! Ma quante volte me l'ha tirato sto exhaust? 700! Che me lo tira a target, tipo. No, mate, che cazzo fai? Dai, ma non puoi far così per un support. Va bene. Allora, devo andare mid, ragazzi. Mettiamo il collector. Ciao, Tagigiu. Mettiamo il collector e andiamo mid, va? Wow, questo è il mitico Malphite mid full AP. Dovrebbe morire. No, perché è il flash. Mate, io devo anche però fare... vai, morì! Oh... non esageriamo. Madò, che danni. Non esageriamo, perché... mate, tu mi stai mettendo in una posizione veramente brutta, eh. Dado, basta! Vabbè, semi-war. Se Katarina fa il suo dovere, è semi-war. Ma Katarina è veramente scarsa. Dai, mate, ce la puoi fare, sei Katarina. Cioè, lo gioco anche mia nonna, sto campione. Rip. Sta Katarina è un po' impacciata nei movimenti. Sta Katarina è un po' impacciata nei movimenti. Ce la dovresti vincere tu, eh? Ma che cazzo? Ok.
Boom! Esplodo. Guarda, eccolo qui. la vita di una di Carry. Quando il midlaner nemico, anzi il malfight nemico pull up, ti one shot ed è fidato. Un 2v1, 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 arriva 2v1, attenzione. Vai Katarina, vai. Brava. Coltellino. Coltellino. Sono indeciso su cosa farmi adesso. Allora, penso che farò la Navori. No, anzi, Navori un paio di cazzi, raga. Faccio Malmortius qua. In teoria mi sarei dovuto fare... la Navori. Ma siccome... fidato, AP... mi devo fare Malmortius. È solo per loro, lo so. Cioè, contro Mastery, Camille... Ah, minchia, pure Camille è fidato. Madonna, ragazzi, però. Avete fidato tutti. Contro Camille non sarà molto utile sta cosa. Ok. Katarina mi sa che non ha capito che deve andare bot. Ma perché scappi? Ma perché scappi? Minchia, questo c'è sempre la R, ragazzi. Io non capisco. Cioè, ma l'unica Katarina codarda la trovo io. Mi devo fidare solo di Anivia, raga, mi sa. Mi devo fidare solo di Anivia. Cioè, Anivia è la migliore del team. Oh, tu non c'hai più la R, eh? E vaffanculo. Oh. Ok. Ok, questa è Katarina. Non ha ancora capito che deve andare nell'altra lane e lasciarmi mid. Vabbè. Mi sa che non lo capirà, ragazzi. Allora, io ho visto... Allora, faccio parecchio danno in realtà, non sono messo male. Ho anche delle stack decenti di... Vabbè. Ma che è? Ma sono tutti contro di me sto game. Mi dai almeno il red? Grazie. Era questo. Allora, sta Nivia ne sa a pacchi. L'ho un po' flammata all'inizio, ora me ne pento. Perché nonostante non sapeva quella cosa lì, è forte. Kiting! Dai, non è andata male. Poteva andare peggio. Che Malfight, nonostante abbia completamente missato la R, grazie Nevsky, mi ha missato, mi ha slowato con la E. Giusto? Sì. Ma io ora... te lo sto per mettere in culo, amico Malfight. Perché con la Malmortius... tu non mi one-shotterai più. Certo, Mastery sarà sempre un problema, però. L'importante è che io non vengo one-shottato da lui che mi fa semplicemente una R in faccia, capito? Questo è il concetto. Mi serve la Malmortius. Vabbè, aspetta. Al massimo tiro una R. Ah, la R è globale ed executa... executa a seconda di quante stack attualmente hai, eh? Quindi se tiri una R con un bordello di stack, il nemico muore, quasi per forza. Poi è anche un po' buggatina la R, cioè è più larga di quello che dovrebbe essere. Allora, dopo la Malmortius, che ho fatto solo ed esclusivamente come terzo oggetto per proteggermi da questi due stronzi,
Dopo la Malmortius mi sa che mi faccio il Navori. Non lo voglio questo, vai tranquillo, non voglio rubarti. Che dite, lo proviamo? No. Allora, ha funzionato, ma... erano in tre. Fossero stati in due, avrei vinto. Quanto è stato io? Dov'è? Dove sono le state? Ma... ma... ma le han tolte! No! No, le hanno tolte! Ma aspetta, ma hanno cambiato l'oggetto, ragazzi. Hanno cambiato... ok, questo non lo sapevo. Ma quando l'hanno cambiato? Una champion TF damage within the last instant, gain 29 attack time. Ma che merda! Ma scala almeno? No, non scala? Scusami, ma questo 29 è un valore fisso? Grazie, signor. No, devo capire sta cosa. Devo fare una kill e capire sta cosa. 29 attacco. No, ma aspetta. No, mi dà sempre due. Ma come faccio? No, mi dà sempre due. Però appena muoio me le toglie instant. Allora fa schifo, raga. No, fa cagare allora sta roba. Prima non era così. Cioè, hanno tolto la scritta di ti diamo due danno ogni volta che ammazzi un nemico o fai l'assist. Però sì, però madonna, sono morto 10 volte sto game, non me. Questa sarà la guida più brutta che io farò mai. Però vabbè, alcuni campioni sono così. No, anziché il Navori, qua mi sa che devo fare Serilda, raga. Perché... perché Camille, non, se no mi sa che non la buco. No, me le toglie tutte. Me le toglie tutte. E ov- però, beh, certo, non ritorno a 15. Però sarebbe l'oggetto più stupido del gioco. Ma io voglio farmare, solo che questa Aram non mi sta consentendo di farmare. Perché siamo ogni cacchio di volta a fightare, capito? Oh, finalmente ho farmato un pochino. E la Katarina è morta di nuovo. Dai, Volibear, facciamo qualcosa, su. Dai! E flasha via. Va bene. Ragazzi, vi capitano mai quei game dove sembra che ogni qualvolta che arrivate addosso a un nemico lui flasha via? O comunque in qualche modo scappa? Questo Malmortius qua ha fatto il suo sporco lavoro. Perché io mi sento così in questo momento. Questo per me è quel game dove ogni volta che sono vicino alla kill, il nemico flasha via. Don't be jealous. Please, Nashor, non hai tutti i torti, amico, però... per fare il Nashor, Gar non deve morire. Indovina un po' che è successo, Garen è morto. Ovviamente mi sono dimenticato di dirvi, ogni qualvolta che prendete il rimbalzo, prendete l'ascia che rimbalza, cliccate W, perché al prossimo rimbalzo la W si resetta e la potete riutilizzare. Quindi è un costante velocità di movimento in più e attack speed in più. Attenzione, perché sta cosa vi consuma una quantità di mana spropositata.
Quindi usatela, ma non abusatela. Adesso sono loro col coltello dalla parte del manico qua. Stare attento, sto malfight mi fucila. Aspetta, portalo fuori. Vabbè, poteva... era da tenere in conto, ma no, colpa nostra. Colpa nostra, dovevamo aspettarcelo. Però ora che è morto Malphite, comunque noi possiamo fare il Baron, quindi non è... Non è un... cioè, non tutto... Com'è che è il proverbio? Non tutti i mali vengono per nuocere! Sono molto grosso ora, no? Se prendo qualcuno con un'ascia lo one shot. Anive, io lo so che tu hai ragione, ma... Come pretendi che questa gentaglia ti ascolti? Ho dovuto flashare. Ottimo. L'ho preso all'ultimo. Peccato che sono morto, però buono. Vedi, la Malmortius sta facendo tantissimo. Mettere la Malmortius è stata la... Mica che male, comunque. La mossa più intelligente che abbia fatto in questo game. Perché... Non ti dà solo uno scudo magico, la Malmortius, ma ti dà anche lifesteal. Vabbè, ce la fanno da soli, no? A voglia. Vabbè, facciamo Serilda. E a questo punto vi direi... A questo punto vi direi, siccome... Ho comunque tanto danno, non mi serve mettere altro danno. Credo che non sia sufficiente... La Malmortius. Quindi mi farò altra resistenza magica. Che sarà la Quicksilver. Anche perché probabilmente avrei dovuto mettere il Cleanse come invece dell'Ial. Mi avrebbe molto aiutato contro questi due. Colpa mia che non l'ho messo. Però noi ci mettiamo adesso la Scimitarra di Mercurio che mi dà danno critico, resistenza magica e soprattutto... Il rimuovi CC, tranne in OCAP. Forse. I no-cap non sono contemplati. Non voglio farmi ultare. Vabbè. Sono sincero, non capisco da dove cazzo siano arrivati tutti quanti loro. Cioè, non capisco perché Mastery abbia potuto fare questa cosa qua. Sono sincero, non capisco. La fascia rimuove anche l'exhaust. Rimuove qualunque cosa, tranne i no cap. Qualunque CC che ti possa venire in mente. Grazie, Siric del Fall. In teoria avremmo dovuto fare un Aram. E avremmo vinto così, ma... Volibear e Katarina non erano d'accordo. Mate, sai che perdiamo, vero? Cioè, non so se te ne rendi conto. Ho fatto danno, ma... Guarda, ti sono tutti gruppati. Allora, per vincere ora è abbastanza semplice, in realtà. Noi siamo più forti in Aram. Anche se c'è Malphite contro. Sì, vabbè. Ho capito, raga, però. Che cazzo! Ma veramente? Però la pagate, eh. La pagate, vero? Non la pagano. Non la pagano. Guarda Garen. Garen gli si è chiusa la vena, eh. A Garen gli si è chiusa la vena. Guarda, guarda, guarda. Lo vuole a tutti i costi. Cioè, lui non smetterà di correre. Ah, no, smesso.
Che brutto fare la di carry in questi game, madonna, ti targettano tutti. Sei il bersaglio di chiunque, devi sta zitto perché non puoi far nulla. Oh, ridendo e scherzando, io so quasi full build. Posso avere un red? Qua però Nivea, amica mia, hai sbagliato anche tu. Ce la faremo? Indovina chi si è preso un exhaust in faccia per l'ennesima volta? Mastery mi fa male. Madonna, ma guarda Senna. Raga, ma Senna fa troppi. E l'hanno nerfata di nuovo. Per la terza volta di fila. Ma niente, proprio se ne fotte. Lei se ne fotte. Continua a one-shottarti. Questa Katarina è inguardabile. Vi giuro, è inguardabile questa Katarina. Veramente inguardabile. I've got pain to serve. Sembra tipo ubriaco. Oddio, quanta roba. Mia. A me piacerebbe fare qualcosa. Allora, in questi game, purtroppo... Allora, anche se io fossi davvero bravo con Draven, al momento non posso far molto, perché loro mi one-shottano tutti. Prima potevo fare... Se fossi stato bravo con Draven prima, ok. Adesso però è tutto un... È un gioco di reazioni. Devo aspettare che Malphite flash... Malphite ulti. Io flasho via... E poi riesco a fare qualcosa. Il problema è che non capisco perché stiamo splittando. Cioè, group, please. Allora, splittarci non ha senso qua. Per la comp che abbiamo, splittarci non ha senso. Anivia è grossa e vuole teamfightare. Katarina e Katarina vuole teamfightare. Non capisco perché continuiamo a splittarci. Mate, ma il lifestyle non mi serve a nulla. Non riesco a sopravvivere ai fight, cioè... Perché di nuovo mi lasciano da solo mid? Mio Dio. Senti, io me ne vado, cioè, non sono rotto il cazzo. Ok. No, mi sono rotto il cazzo di stare da solo mid, basta. Se loro non vogliono seguirmi, io non li seguo. Raga, ma vi rendete conto di qualcosa, vero? Di no. Anivia non ce la fa da sola. Abbiamo vinto. Ale, che cacciara questo game. Non ho capito un cazzo dall'inizio alla fine. Ma abbiamo in teoria vinto, no? Sì. Giusto? Oddio, non lo so. Aspetta. Aspetta, non cantiamo vittoria, aspetta. Non cantiamo, aspetta, Ancora presto per cantare vittoria, aspetta. Aia. Ragazzi, il Nexus! Ok, ancora presto per cantare vittoria. In ogni caso... Oddio, Minion! Oddio, Malphite ulta i Minion! Bastava un attacco di Garen, bastava. Ma il fight che ulta i Minion è stato veramente divertente da vedere.
Vabbè, siamo full build, dai, non male. Ora io potrei andare tipo qui, cliccare due attacchi e vincere la partita da solo. Abbiamo un teleport? Ovviamente no. Mato, 15 morti. No, Nivea, no. Nivea MVP, no? Ha flashato. Vi ricordate quello che vi ho detto prima? Ogni volta che che cerco di uccidere qualcuno con lo flash. Basta, rotto il cazzo, eh? Ok, questo game io non lo conterei troppo, eh? Cioè, nel senso...